Buongiorno ragazze! Allora, scusate i capelli che sono terribili, ma ieri per lavoro mi hanno fatto tutte le onde, tutti i boccoli. In realtà mi piacevano tantissimo, solo che ovviamente oggi si sono già un po' mosciati e sembra un incrocio tra Mafalda e Ambrangiolini degli anni 90. Ma va bene, non ci interessa, non avevo voglia di legarli oggi, abbiate pazienza un po' perché sono ancora tutti incerati da ieri. Perché me l'avevano fissata, eccetera, eccetera. Un po' perché comunque questo look non mi dispiace del tutto, non ho ancora capito se mi piace o no, però vabbè, ogni tanto si deve anche cambiare, non si può essere sempre nello stesso modo. Io sono sempre, cioè, nelle mie anteprime ci sono sempre io con questi capelli tirati. E insomma, niente, oggi avevo voglia un po' di variare. Tra l'altro, video anche che non credo di aver mai fatto sul mio canale, nel senso che oggi parliamo di scarpe. Non so ancora come intitolerò questo video. Probabilmente le scarpe che ho in Irlanda, perché poi di questo vi parlo. E in realtà è un video che serve a me per fare un po' l'inventario delle mie scarpe. Ce ne scusate, guardo per terra perché ce le ho tutte qua per terra. Faccio un po' l'inventario delle mie scarpe e avevo una mezza idea di comprarmi delle scarpe nuove e nella fattispecie delle sling bag. Ho scoperto che si chiamano così perché sono assolutamente ignorante, non so niente. E guardando video online ho scoperto un sacco di cose in questi giorni. E niente, le sling bag sono quelle tipo décolleté, però con il tallone scoperto e il cinturino, insomma, sul tallone, ecco, per dircela tutta. Complice anche il fatto che in Irlanda sono 3 giorni che fa caldissimo, ragazzi. Cioè, che caldissimo, allora per voi che siete in Italia, caldissimo sono 40 gradi, 30-40 gradi. Qua siamo sui 20-25, che però vi assicuro che per il clima irlandese è già estate piena proprio. E niente, quindi insomma, siccome vi accorgerete che ho 6 paia di scarpe da farvi vedere, perché io qui in Irlanda ho 6 paia e credo di averne altrettante in Italia, quindi penso di avere 12 paia di scarpe in tutto. Sì, lo sapete che io sono minimalista, quindi ogni tanto mio marito mi chiede se sono una donna normale. E in realtà non sono mai stata, cioè mi piacciono tantissimo le scarpe, però o non trovo mai quelle che mi piacciono, o non trovo mai il numero, o le provo e sento che mi fanno male, insomma tutta una serie, non sono molto facile, ecco, nel comprare le scarpe, quindi insomma non ne ho tantissime. Però insomma quelle che ho ve le faccio vedere e ripeto, capirete da questo video che ho bisogno di alcune scarpe nuove, perché queste sono tutte chiuse, sono insomma poi scarpe da... Se volete anche da tutti i giorni, la maggior parte, perché ne ho un paio soprattutto che sono molto particolari. Dai, partiamo così, perché sennò mi tengo sempre così e non vi faccio vedere niente, se mi tengo sulle spine, come si dice, all'amo, no? Allora, il primo paio che vi faccio vedere sono il paio che ho utilizzato tutto l'inverno, quindi sono delle scarpe invernali, sono delle scarpe che io adesso pulirò, farò rifare il tacco, la soletta, ma che non utilizzerò chiaramente per l'estate. E sto parlando di questo paio di stivaletti, chiaramente ce ne sono due ragazze, non vado in giro con una scarpa senna, no, chiaramente sono zozze perché le ho utilizzate fino al mese scorso, e sono in pelle, sono un po' tipo carro armatose, col carro armato hanno la cintura, la cintura, sì, buonasera, la cerniera, scusate, che appunto si tira su, dentro sono belle imbottite, mi piacciono tantissimo, non vedrete niente. Tra l'altro, queste mi sono state regalate dai miei e i miei fanno sempre acquisti di scarpe e borse presso un negozio che c'è a Cuneo, di cui non ricordo il nome purtroppo, però la lavorazione è sempre artigiana, quindi io adoro questa cosa. Io personalmente non le avrei mai comprate in pelle, però mi sono state regalate e chiaramente le utilizzo, però mi piace il fatto di sostenere il Made in Italy e sostenere comunque delle realtà esistenti sul territorio italiano, perché insomma facciamo girare l'economia di questi poveri artigiani che poverini tra tasse e quant'altro li stanno massacrando, quindi insomma mi piace il fatto che le scarpe che compro derivino sempre da quella tipologia insomma di negozi, insomma artigiani italiani che lavorano in Italia. Idem con patate, sempre un altro paio di scarpe, scusatemi, abbasso, sempre un paio di scarpe che mi hanno sempre regalato i miei, peraltro, scusate, non c'ho pace con questi capelli, abbiate pietà di me in questo video, non ce la posso fare. Queste sono decisamente particolari, quindi o vi piacciono o vi fanno schifo. Io le amo profondamente, nel senso che a me ricordano Michael Jackson, e è un modello che l'anno scorso andava tantissimo. Qui in Irlanda vedo che le stanno ancora vendendo sulle tonalità dell'oro e del rosa. L'anno scorso erano più blu, nere e beige.
Ha un nome questa scarpa, ma ovviamente c'è un nome ben preciso che ovviamente io non mi ricordo perché non so niente di scarpe, me lo direte voi nei commenti. Comunque il paio in questione è questo qua e la scarpa è fatta così e niente, fa proprio, cioè se mi metto il calzino bianco fa proprio Michael Jackson. Sono bianco e blu, io ovviamente le abbino con bianco e col blu, ho una camicia a pois bianca e blu molto carina che si adatta benissimo, ho dei pantaloni blu, ho anche una maglia bianca con le stelle blu, quindi insomma faccio i miei abbinamenti del caso. Mi piace un sacco che ha la suola bianca sotto e nera ovviamente perché le uso, però mi piace appunto il dettaglio della suola bianca. Queste qui sono state prese esattamente nello stesso negozio dove vi ho fatto vedere quelle precedenti, infatti c'è Made in Italy anche qua sotto, sì, porto 37 se non si fosse capito. E niente, l'unica cosa è che queste, cioè se vedete delle ombre qua, è il mio sangue che io ho lasciato sulle scarpe perché sono durissime sulla parte qui. E quindi mi picchiano sul tallone e nonostante il calzino mi fanno molto male. Quindi vabbè, non le metto. Devo dire che quando le metto poi 2 o 3 volte, chiaramente non me lo fanno più. Però le ho messe l'altro giorno, era un po' che non le mettevo e mi hanno fatto la vescica. Vabbè, comunque, io poi sicuramente voi saprete tutti i vari accorgimenti per mettere le scarpe senza farsi venire le vesciche, eccetera, eccetera. Io avevo comprato anche uno stick ai suoi tempi che non mi fece niente. Da spalmare sulla pelle, eccetera, eccetera, i miei piedi proprio rovinosamente spillano sangue, così come niente. Quindi vabbè, ma con tutte le scarpe, persino con quelle da tennis, è la prima volta che le metto, quindi c'ho proprio il piedino un po' delicato. Poi, quindi questo era il secondo paio. Poi ho 2 paia di scarpe da tennis, che chiaramente sono quelle che utilizzo di più e sono state acquistate da me qui in Irlanda, peraltro. Il primo paio ve l'ho fatto vedere l'anno scorso, quando lo acquistai. Sono delle Nike. Sono queste qua e sono delle Nike a suola alta. Hanno questo, ecco, il modello si chiama Lunarlon se per caso ve lo stiate chiedendo. E niente, sono delle semplicissime Nike, mi piace un sacco la suola fluo dentro, però quello che mi piace tantissimo è che nel momento in cui io cammino sento tantissimo l'ammortizzazione della suola, quindi io spesso soffro di mal di schiena, eccetera, eccetera. Con queste scarpe non mi succede, sono comodissime. Tra l'altro, le utilizzate tantissimo. Le vedete, sono un po' zozze, però e le lavo ovviamente ogni tanto. E sono un po' zozze, però voglio dire proprio perché le usate tantissimo. Queste le avevo prese da in un negozio che ecco davanti, Lifestyle Sports. Vedo là, scusate, vedevo l'insegna dalla finestra, Lifestyle Sports. E le avevo prese in saldo pagandole intorno ai 50 euro. Mentre l'altro paio, che sono delle scarpe invece proprio da tutti i giorni, le ho prese al Dunnes Store, che è un negozio tipo VS che c'è qua in Irlanda. È questo qua. E sono delle semplicissime, come se fossero tipo delle Superga, solo che sono a marchio Dunnes. Delle semplicissime scarpette nere da tutti i giorni. Queste, tra l'altro, sul lavoro quando richiedono la scarpa nera sono perfette. E niente, anche queste le ho usate tantissimo. Devo dire che mi piacciono con un paio di leggings, ovviamente vestita casual, un paio di leggings e magliettone via. Insomma, alla fine non mi dispiacciono. O un paio di leggings e camicia via, o jeans e magliettina carina e via. Insomma, cioè, ovviamente. Tutti abbinamenti casual. E poi non ci crederete mai, le prendo già così, evito di abbassarmi ogni volta. Ho 2 paia di décolleté, amore e odio. Allora, amore e odio le décolleté perché io poi non sono abituata a camminare e ho un paio che in realtà sono comodissime. Mi piacciono tantissimo, c'ho un ricordo emotivo perché sono quelle del mio matrimonio, ragazzi, ebbene sì. Quindi un paio sono appunto queste qua. Adesso vedrete la suola dentro che è verde, che è orribile, però poi una volta che uno mette il piede dentro non si vede. Perché nonostante siano un 37, vedete sono un 37, però mi stanno leggermente larghe, perché io in realtà avrei un 36 e mezzo, 36 e tre quarti. E quindi, però alle volte il 37 mi sta benissimo, alle volte invece appunto mi stanno leggermente larghe, allora vabbè, ho messo la soletta dentro così. Il problema non si pone. Queste sono di Anna Field. Mi piacerebbe farvi vedere la scatola che però ho in Italia, quindi non riesco a farvela vedere,
Peraltro dentro non c'è scritto niente. Comunque sono di Anna Field, scritto Anna Field, io le ho comprate su Zalando. Tra l'altro hanno la soletta, non lo vedrete mai, ma ha dei cuori, cioè vogliamo parlarne. E le ho prese su Zalando per 20 euro, erano in offerta, erano in saldo. E queste io le ho usate il giorno del mio matrimonio, décolleté bianca classica. Ho preferito la scarpa chiusa. Avevo un vestito lunghissimo, quindi in realtà si vedevano proprio solo le punte quando camminavo, però io volevo una scarpa comoda e vedendo le recensioni, eccetera, eccetera, questo poi è un tacco 5, quindi è corto, è balzo, sono stata comodissima tutto il giorno quel giorno lì, quindi in realtà sono state delle ottime scarpe. E poi volevo una scarpa che potessi mettere tranquillamente anche in estate, chiaramente il bianco fa estate, quindi le metto d'estate. Le metto peraltro, le abbino con un vestitino bianco e blu che ho di là, molto bon ton, ha un fiocco davanti, insomma molto carino. E in genere metto queste e ho una borsina simil Chanel traforata con la catenella e bianca, anche quella, e l'abbino con queste e vado via così, insomma. Quindi ho queste scarpe qui. E poi l'ultimo paio sono invece un paio di décolleté nere. Anche queste me le avete già viste sul canale perché le presi l'anno scorso con i saldi alla Combipel. Tra l'altro vivevo già in Irlanda e poi me le sono portate dietro qua. Quindi la scarpa in queste, tra l'altro, le avevo prese subito dopo. No, forse mi sto sbagliando. Beh, insomma, dovrebbe essere il video haul, quello lì dove faccio vedere anche il costume del Decathlon dell'anno scorso, vabbè, comunque il costume da bagno che intendo utilizzare quest'anno, che ho già utilizzato tra l'altro a fine aprile quando sono andata in Italia, ma perché sto divagando non si sa. Allora, le scarpe sono queste qui, sono delle décolleté, vorrei farvele vedere meglio, non sono capace. Ok, sono fatte così, sono delle décolleté nere, ragazze, semplicissime. Queste però sono il tipo scamosciato vellutino, insomma. Questo è un tacco 10, quindi è decisamente alto e sono della Combipel, eccole qua. E le ho comprate perché le ho pagate 15 euro. Quindi ragazze, prezzo ottimo. Sono delle scarpe basiche, vanno bene con tutto. Le ho dovute mettere ieri per lavoro tutto il giorno, sono morta 11 ore sopra queste scarpe, sappiatelo, perché comunque non sono abituata a stare sui tacchi. Devo comprarmi una di quelle solette che si mettono sotto il metatarso perché ho proprio sofferto ieri, però sono delle scarpe bellissime, tra l'altro ovviamente slanciano la figura, eccetera, eccetera, mi fanno sembrare più magra, cosa meravigliosa. E niente, ripeto, sono delle scarpe basic, cioè sia la décolleté bianca sia la décolleté nera, sono delle scarpe basiche. Mi piacerebbe acquistare, oltre appunto alla slim back, anche un paio di décolleté color carne. Perché vabbè, mi stanno piacendo molto. L'altro giorno invece ero al Lune Store e ho visto delle ballerine color rosa cipria, molto belle, ma non c'era il numero. E poi avevo notato che sì, costavano 10 euro, ma tipo, cioè facevi così con la tomaia, tirando un po' dalla suola e già si stanno scollando, insomma, quindi va bene spendere poco, però io controllo sempre tutto. Per esempio queste scarpe, è vero che io le ho pagate 15 euro, ma sono di fattura ottima, cioè sono rifinite e cucite bene. Hanno anche il cuscinetto sotto in realtà, però devo dire che dipende, il fatto che mi facciano male le mie scarpe dipende molto dai miei piedi, nel senso che c'è la giornata dove magari non ho i piedi gonfi e sono in buona, tra virgolette, c'è la giornata dove invece magari fa caldo, piedi gonfissimi, una roba l'altra e mi taglio tutta. Quindi vabbè, dipende molto anche da quello. E purtroppo ognuno ha i piedi che ha, io ho i piedi delicati e me li tengo, non è che posso fare altro. E niente, appunto, quindi stavo meditando l'acquisto appunto della slim back, cioè vedete che le mie scarpe che ho qua sono tutte chiuse. Ora è vero che qua piove ogni 5 minuti, però è anche vero che ci sono delle giornate, da 3 giorni a questa parte, devo dire, non ha piovuto e le temperature sono state alte, quindi avrei potuto tranquillamente mettere, non dico un sandalo, però sicuramente una scarpa un po' più aperta, anche un open toe, non lo so. Quindi insomma vorrei comprare qualche paio di scarpe. Appunto mi piacerebbe la décolleté color carne, mi piacerebbe la slim back. Io devo dire, l'ho detto già prima, non sono una persona molto facile nell'acquisto di scarpe, però voglio dire, perché no, vedremo. Anche perché 6 paia di scarpe, insomma, non mi sembrano poi tante. Alla fine ne ho tante quante mio marito, non è che ne ho, anzi lui ne ha forse di più di me.
Vabbè, lui ha anche le scarpe da corsa, io ho anche le scarpe da danza. Ecco, sì, non vi faccio vedere, ragazzi, le scarpe da danza e le ciabatte, perché anche no, voglio dire. È vero che la mia reputazione è andata a farsi benedire da molto tempo, però diciamo che non scendiamo nel trash, non caviamo nel trash. E niente, insomma, quindi queste sono le scarpe che ho in Irlanda. Fatemi sapere voi che tipo di scarpe vi piacciono, che tipo di scarpe prediligete da tutti i giorni. Siete donne da tacco tutti i giorni oppure come me avete 1800 problemi? Cosa utilizzate per far sì che le vostre scarpe non vi facciano male? E che consiglio mi date per un acquisto, un eventuale acquisto di nuove scarpe? Insomma, vi ho subissato di domande, direi che vi posso anche lasciare. Io vi mando un bacione, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!